Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Money.it, quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi in un'intervista Fabrizio Castellani, un giovane imprenditore proprietario di un bar-ristorante al centro di Nettuno, provincia di Roma, Moi Restaurant Café, e ci racconterà in che modo sta vivendo l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 in relazione alla sua attività. Abbiamo il piacere di salutarlo. Ciao Fabrizio, Ciao, cara, ciao. grazie Buonasera per a tutti. aver accettato il nostro invito. E per Grazie. iniziare, vorrei che tu ci raccontassi un po' come stai vivendo questa situazione in relazione alla tua attività. Sì, purtroppo da, diciamo, il 12 di marzo, l'11 di marzo, il governo ha imposto questa chiusura forzata. E che poi si è protratta fino, diciamo, al 1° di giugno, insomma, dicono. E noi abbiamo un'attività abbastanza importante, in realtà nel centro di Nettuno, un'attività con 10 dipendenti che parte dalla mattina alle 7 fino alle 2 di notte. È una realtà impegnativa con la maggior parte di tutti i ragazzi, anche io ho 33 anni, insomma, sono più grande, poi ho tutti i ragazzi e ragazze dai 20 ai 25 massimo, che adesso logicamente sono tutti in cassa integrazione e purtroppo ancora non è arrivata. Avrai sicuramente seguito quanto accaduto la scorsa domenica, no? Quando il Presidente del Consiglio, presentando il nuovo DPCM del 26 aprile, ha aperto la possibilità per le attività come la tua di fare ristorazione da asporto, a partire dal 4 maggio, a partire insomma dal prossimo lunedì. Secondo te questa novità porta davvero dei vantaggi alla tua attività? Come hai colto questa novità annunciata da Conte? Beh, guarda, secondo me fin dall'inizio, già con il delivery, non era quello l'aiuto che ci aspettavamo noi piccoli imprenditori. L'aiuto che noi, insomma, cercavamo era un aiuto economico, magari per bloccare gli affitti, i mutui, le varie utenze, insomma, e avere sicuramente un aiuto più tangibile, più economico, che invece, ok, rischia di stare nella tua attività, rischia nel andare in giro con il delivery a che ne so, prendere un contagio, insomma, non è stato, secondo me, un aiuto che ci aspettavamo gli imprenditori. E nella stessa occasione, la scorsa domenica, Conte ha indicativamente fornito all'Italia una data di riapertura per le attività come la tua. E parliamo del 1° giugno, stiamo parlando quindi di un ulteriore mese di chiusura. Che peso prevedi sulla tua attività? Il peso è lo stesso, insomma, di marzo e di aprile, niente più, niente di meno, anche perché i costi di gestione, i costi fissi li stiamo pagando, come dicevo prima, e le entrate sono pari allo zero. Questo è un grandissimo problema. Non so proprio come faremo, è un bel problema. E che tipo di peso economico finora hai riscontrato sulla tua attività dall'inizio del lockdown? Il peso economico, diciamo, non me la sento di parlare di cifre numeriche, però è stato molto grave. Come vi dicevo,
un'attività al centro, un locale abbastanza grande, di 180 metri quadri e 12 dipendenti, 10 dipendenti, quelli che siamo, immaginate insomma il fatturato e i costi di gestione. È stato molto pesante. E sempre continuando a parlare di costi, tu hai già avuto modo di stimare più o meno quale sarà il costo della tua attività per poter rispettare le regole, le distanze di sicurezza, il contingentamento delle persone? Proprio questo è il vero problema, ossia che noi con le restrizioni imposte dal governo avremo un 70% di meno del fatturato sicuramente e del flusso di persone che possono entrare nel locale, ma i costi saranno sempre gli stessi. E questo è stato il vero e sa il vero grande problema. E secondo me un altro grandissimo problema sarà quello dell'ipotesi di contagio, che se apriamo il primo di giugno e insomma dopo 2 settimane risale la curva dei contagi, lì saremo finiti, ma non solo noi ristoratori che facciamo un servizio, chiamiamolo di lusso, no? Che non è di prima esigenza. E ecco perché io personalmente rispetto molto questo problema del virus, no? Dei contagi, però sarà un grandissimo problema questo. E guardando al futuro, quindi, che tipo di sorti vedi per la tua attività? Ma guarda, io ringrazio Dio che è un'azienda a conduzione familiare, perciò adesso sono 6 anni che siamo lì, e fin dall'inizio è stata questione familiare, perciò abbiamo sempre stretto la cinta noi della famiglia, che siamo una famiglia molto unita. E penso che queste aziende se la potranno battere nel futuro, insomma, di questa crisi che ancora deve avvenire, secondo me. Le altre aziende la vedo molto brutta, soci, insomma, cioè società costruite da soci, la vedo molto, molto, molto brutta. E ipotizzando che, insomma, se il Presidente Conte fosse in ascolto in questo momento, tu cosa ti sentiresti di dirgli? Cosa ti sentiresti di chiedergli? In che modo lo Stato potrebbe davvero aiutare te e chi ha un'attività come la tua? Beh, lo snellimento della burocrazia italiana secondo me è la chiave di tutto. Cioè, siamo, diciamo, metà maggio e non sono arrivate le casse integrazioni ai ragazzi, noi abbiamo fatto la domanda dei 600 euro, non è arrivato niente, abbiamo fatto la richiesta di 25.000 euro e ce l'hanno rigettata. Così come purtroppo non ci facciamo niente, purtroppo sono i fatti che contano e fino adesso i fatti ancora non sono arrivati. Questo mi dispiace, però penso che il Presidente Conte lo sa. Incito a un lavoro più pratico e risolutivo possibile, con aiuti economici alle imprese, che alla fine siamo il motore dell'Italia. Fabrizio, grazie davvero, speriamo che questo tuo appello possa essere ascoltato. Ti ringraziamo ancora per la tua disponibilità e per aver voluto condividere la tua voce e la tua esperienza con noi di Money.it. Grazie ancora e ti auguro una buona Grazie giornata. a te, volevo dire l'ultima cosa, Certo. comprate italiano ragazzi, compriamo italiano, questa è l'unica forza per ripartire.